altro giro, altra corsa. Siamo tutti qui per parlare di un matrimonio mostruoso per i nuovi entrati. Com'è questa esperienza, quindi accordarvi in questa famiglia creata appunto da Volfango con un cast così già affiatato? Com'è entrare in corsa? Entri in corsa, ma entri in corsa con gente che suona la musica, cioè la suona bene, quindi non è stato così difficile perché c'era un cast talmente stupendo dal punto di vista sia attoriale che della commedia che possiamo dire che per noi è stata un po' una passeggiata, con tutti i rischi, insomma, soprattutto per me che entravo a fare un ruolo già interpretato, quindi portare la stessa linea però con delle variazioni. Però devo dire che mi sono trovata molto bene, dopo i primi 5 secondi ho dimenticato e sono entrata nella squadra. Io ho fatto Maurizio. tanta commedia, chiaramente diversa, no? Più, come dire, realistica, vogliamo dire. Questa è, beh, cioè, un po' più surreale, certo, un po' più paradossale, però io non perché voglia peccare di presunzione, io non ho avuto molte difficoltà a capire quello che lui mi ha spiegato in poche parole in maniera perfetta, insomma, che tipo di personaggio fosse e che tipo di gente trovavo seduta a tavola insieme a me. Non ho avuto molta difficoltà a capire, ripeto, poi dopo a farlo, magari si sarà pure incazzato qualche volta, ma, però a capire io quello che lui voleva, io onestamente di giù non ho avuto difficoltà. Allora, l'umorismo è una cosa seria. Secondo voi, quindi, attraverso una risata si può dire tutto, perfino la verità? Per tutti, ma in particolare per voi. Io partirei dalla scuola aristotelica adesso per fare un ragionamento anche semplice, non strutturato, non difficile, ma credo di sì. Eh? Ti piace questa Mi è sintesi? piaciuto, un Guarda, sillogismo, un bel sillogismo. io dico sempre quando mi fanno questo tipo di domande che la mia carriera, quello tanto poco che ho fatto, è la dimostrazione di quello che uno mi chiede, cioè ho sempre amato nel mio mestiere avere, tentare di avere e raggiungere dove sia possibile la possibilità di fare drammatico e comico, le due facce della maschera del teatro. È molto difficile nel nostro paese, però ci siamo riusciti, ringraziando Dio. Quello che spero è che si continui a creare e a migliorare la scuola della comicità, perché noi ne abbiamo avuto una grandissima scuola negli anni 50, 60, la commedia all'italiana che si vendeva al mondo, poi di colpo è sparita perché tutti se non scrivevano film tipo La lettera che non scrissi, che sono titoli del genere che dovevano partecipare poi al nulla, e si è perso quel valore, quel patrimonio enorme. Adesso negli anni, anche se a fatica, c'è gente che sta rientrando e che si sta maturando, migliorando in quella che è la fase di scrittura. Volfango De Biasi, che si divide anche lui tra questo e quello, perché poi vince il Davide di Donatello su una storia, no, Di matti. non solo di matti, voglio dire, ma una storia appassionante, no? E poi fa film di Natale, fa un altro tipo, cioè. Il fatto che ognuno di noi deve, là dove può, cercare di diversificare il proprio talento, se ce l'ha. Ecco. Come a dire, no? Che attori che sanno fare tutto forse non ce ne sono, ma che natura più sa fare meglio è. Più fa e meglio è. Cioè, Al volissimo, fanno più paura i mostri, una reunion di famiglia o un matrimonio? più o meno la stessa cosa. Io quello che dico, la famiglia è sempre mostruosa, dopodiché è sempre la famiglia, come dicevamo nel primo film. Quindi ridere fa bene al fegato, in che senso? Che le cose per farci rodere il fegato sono tantissime, dalla riunione del condominio ai problemi reali della vita, alla lettura della pagina politica. A quel punto riunirci fra di noi e riderne per scrivere delle storie, che quando ridiamo noi in media qualcun altro ride mentre la va a vedere, è anche una terapia di vita, una scelta di campo. Quindi venite con noi dal 21 di giugno a ridere in sala e soprattutto con 3,50 euro potete venire a vederlo anche due volte al costo di un film americano. Quindi io quest'estate andrei a vedere due volte La famiglia mostruosa. Ho Nel già suo comprato il secondo biglietto. titolo, Un matrimonio mostruoso, del 21 di giugno a 3,50 euro. È in saldo, ha regalato. Dai.
Non aggiungo altro, direi che possiamo concludere così. Scegliamo nuovi paesi. Va bellissimo però, un po' dopo facciamo i conti tutto quanto. Grazie, grazie, grazie a te. Grazie a voi.